Sono Giuseppe De Rosa, sono il coordinatore del progetto Rugby in Carcere che porta il nome di Extra. E siamo nel parco della Biblioteca San Giovanni in Pesaro, dove abbiamo appena completato una dimostrazione esibizione dedicata a bambini dai 6 ai 14 anni. Si è trattato di un pomeriggio divertente, di sport, di trasmissione di valori, gli stessi che ogni sabato mattina portiamo in casa circondariale a Pesaro, Villa Fastigi. Non sono solo, fortunatamente, in questa avventura che è stata comunque sposata da molti colleghi, arbitri, allenatori, educatori e stessi giocatori in attività o ex, che ci danno una mano a presentare il gioco. Tra questi, come arbitri, abbiamo Davide Gatta. Sì, sono Davide Gatta, arbitro regionale, formatore regionale, tutor del movimento arbitrale regionale. Accompagno ogni tanto Giuseppe in questa avventura in casa circondariale, cercando appunto di far capire che cos'è il rugby a tutto tondo, inserendo un elemento un po' particolare che è quello della disciplina, no? Che, visto il contesto, e l'abbiamo sempre fatto con ottimi risultati, oserei dire. Abbiamo sempre avuto buone soddisfazioni, abbiamo visto che chi ha partecipato al progetto ha immediatamente recepito quello che volevamo fare, cioè dare una testimonianza di una pratica sportiva che non è solo sportiva, insomma. Insieme a me anche Marco Boccarossa, che è direttore sportivo della SD Formiche Pesaro Rugby, che è il settore che si occupa in città della formazione, della diffusione dello sport ai più piccoli, destinando la loro attività alla fascia dai 6 ai 14 anni. Marco è anche arbitro e insieme a noi e a molti altri porta il sabato esercizi, nonché divertimento, nonché istruzione e formazione riguardante il rugby all'interno del carcere dell'istituto. Hai detto tutto te, in questo momento mi hai tolto le parole di bocca, quindi cosa vuoi che ti dica? Il problema la di presenza. Sì, ovviamente facendo una battuta che ormai è scontata, siamo gente di peso, riusciamo ma come abbiamo sempre detto, il rugby è poi un gioco dove c'è posto per tutti e tutte, e con questa logica e volendo portare anche qualcosa di innovativo all'interno della casa circondariale, siamo riusciti a mettere insieme esperienze diverse, capacità diverse, conoscenze diverse, e questo anche prendendo spunto da altre attività ed esperienze che in giro per l'Italia ci sono e che ormai da molto tempo operano nell'ambito dell'agonismo e dello sport in senso più ampio. Tra queste, citiamo anche l'esperienza del rugby giallo d'Ozza in Bologna, che ormai da circa 3 anni disputa con atleti della casa circondariale un campionato di serie C2, che è un campionato regionale che riguarda squadre di Emilia-Romagna, con la quale squadra è nata una collaborazione. Il suo direttore tecnico, Massimiliano Max Zancuoghi, è parte organica del nostro staff e ha già avuto occasione di visitare la casa circondariale e di tenere insieme a noi un allenamento, di conoscere i ragazzi e addirittura ad alcuni di loro offrire la possibilità anche di un trasferimento presso la casa circondariale bolognese per motivi sportivi. Per partecipare al progetto sportivo a tutto tondo, insomma, per poter quindi essere atleti con un programma di allenamento e la possibilità di disputare periodicamente, secondo il calendario del campionato, le partite e quindi di viverlo, no, un po' più da vicino. A pieno, perché anche perché purtroppo una delle criticità che riscontriamo nel nostro progetto in casa circondariale è il non avere un impianto che consenta di disputare partite, quindi un impianto, un campo con dimensioni regolamentari, e questo comporta in sostanza l'impossibilità ad avere una squadra, un team così come normalmente lo si intende.
Il nostro orizzonte è quello di dare una continuità senza interruzioni al progetto, infatti le nostre attività andranno avanti per tutto il periodo estivo senza sospensioni, facendo conoscere a quanti più detenuti possibili tale sport, tale attività, dando loro anche la possibilità in alcune situazioni e ricorrendo condizioni di poter frequentare le attività amatoriali, comunque non agonistiche, in campo libero e quindi fuori della casa, al di fuori dell'istituto e nelle zone da loro abitate. E lo dico personalmente, in parte credo di condividere anche con i colleghi, è una delle esperienze umane e sportive più forti che mi siano capitate di poter vivere, perché ho trovato una grande disponibilità da parte degli atleti, una ottima propensione al gioco. Un'attitudine allo spirito proprio, la cosa che abbiamo notato subito è come persone di estrazioni diverse, di culture diverse, di età diverse, sia che siano una volta in quattro, una volta in molti di più, riescono a cogliere veramente lo spirito del gioco, dello sport, la lealtà, i valori fondanti dello sport del rugby, il sostegno al compagno che gioca con te in quel momento, il rispetto dell'avversario, il rispetto della decisione arbitrale nelle poche volte che riusciamo a metterla veramente, no? Cioè in un confronto con una persona che giudica. Un'empatia e una predisposizione che sinceramente, girando un po' i campi come arbitro, credo anche Marco un po' come tecnico, a volte ci ha sorpreso, ecco, questo sì, questo ci ha sorpreso. Ovviamente il progetto è piuttosto recente come avvio, perché le attività sono iniziate il 27 febbraio 2016, dopo un periodo comunque molto lungo necessario per verificare le posizioni di ciascuno dei partecipanti, ma non solo, riuscire a trovare anche quel sostegno, in alcuni casi anche finanziario, che comunque poi è alla base delle attività. Sostegno finanziario che viene da piccole donazioni di privati, oltre che dall'aiuto fatto di materiali sportivi, per questo donati dalla Federazione Nazionale Rugby, ma anche da aziende del territorio, e che insieme a privati ci consentono appunto di dare continuità e presumibilmente regalare anche divertimento a chi ha necessità di esprimersi con lo sport pure all'interno dell'istituto, ricordando che sì, abbiamo a che fare con detenuti, ma che poi liberati dai vincoli di serrature, recinzioni e muri di cinta, sono persone che possiamo allenare assolutamente in maniera analoga e direi identica a coloro che sono in comunità libera. Da un punto di vista atletico, fisico e tecnico, abbiamo raggiunto dei risultati anche qui sperati, voglio dire, no? Nel senso che abbiamo visto come alcuni partecipanti al progetto potrebbero tranquillamente giocarsela, come si suol dire, in una realtà strutturata come può essere un club sul territorio. Qualche cosa, Marco, ancora? No, cosa vuoi che chiuda? Vai tranquillo. Grazie, e soprattutto per il sostegno che in vario modo, in varie forme e in varie situazioni potrete darci.